La mia presentazione ha come tema il concetto di trauma in psichiatria evoluzionistica. Due parole su questo approccio che è relativamente poco conosciuto. Parliamo dell'applicazione della teoria dell'evoluzione ai problemi della psichiatria clinica, della psicopatologia. La teoria dell'evoluzione è il quadro di riferimento per tutta la biologia contemporanea e quindi viene utilizzata in campi diversissimi. Nel nostro settore, e cioè nella medicina in genere e nella psichiatria in particolare, l'approccio è stato fino a tempi recenti relativamente negletto. Questo dipende dal fatto, e io lo enfatizzerò nella mia presentazione, che c'è stata fino a tempi recenti la convinzione che l'interesse teorico non corrispondesse però a traduzioni nell'applicazione clinica. E siccome la medicina, e quindi anche la psichiatria, è una disciplina che si deve occupare di diagnosi, si deve occupare di prognosi, si deve occupare di terapia, l'approccio è stato considerato relativamente marginale. Io partirò in realtà con un esempio che riguarda il tema della mia relazione, cioè il concetto di trauma, ma che è perfettamente semplificativo di quanto questo approccio sia in realtà fondamentale in termini clinici e applicativi. Parto da una slide che è ben conosciuta, cioè la riclassificazione in grandi categorie del DSM-5. Dei vari disturbi. Come vedete, il DSM-5 ha deciso di riservare lì al numero 7 una categoria a parte ai cosiddetti disturbi legati al trauma e allo stress. In realtà è una scelta molto problematica. Perché? Perché da una parte sappiamo che gli eventi stressanti possono giocare un ruolo in molti altri disturbi che non sono classificati in questa categoria DSM, che comprende il disturbo post-traumatico da stress, il disturbo acuto da stress, e d'altra parte c'è il problema centrale che il DSM ha scelto di separare da una parte i cosiddetti stressor traumatici, che sarebbero responsabili in alcune persone dell'emergenza del disturbo post-traumatico da stress, da quelli che invece loro definiscono i psychosocial stressors, che ritroviamo come eventi di gravità variabile riconducibili per esempio ai disturbi dell'adattamento. Discuterò questa separazione tra un po', però volevo ritornare a quello che vi dicevo, secondo me è un esempio assolutamente lampante dell'utilità dell'approccio evoluzionistico. Ho scelto per introdurre il tema questo titolo, che secondo me è molto suggestivo, perché contiene due nomi, uno credo molto conosciuto, l'altro secondo me poco conosciuto, che però vengono definiti come teorici, scienziati e crociati, rispettivamente John Bowlby e James Robertson. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che nel 1952 questo psicanalista inglese, James Robertson, che qui è ritratto insieme alla moglie, comprò di tasca sua, spendendo 180 sterline, una cinepresa e dei film bianco e nero per andare a fare delle riprese in ospedali in ospedali pediatrici. E produsse un film, d'accordo con John Bowlby,
che è rimasto nella storia della medicina e che tra l'altro voi potete anche vedere in parte su YouTube, che è intitolato Un bambino di 2 anni va in ospedale. Qual era lo scopo di questo film che cambiò sostanzialmente le pratiche di ospedalizzazione pediatrica? Cioè la dimostrazione che in realtà tutto quello che veniva fatto all'epoca e che veniva fatto in buona fede e che veniva fatto pensando di fare il meglio per questi bambini che venivano ricoverati, in realtà era una pratica assolutamente traumatica per questi bambini. E il protagonista di questo film è Laura, che potete vedere appunto in questi frammenti su YouTube. È un film molto forte, cioè voglio dire, non è facile vederlo, perché si vede perfettamente come questa bambina reagisce con uno stress terribile che apparentemente inizialmente maschera la separazione dalla madre. Questo tipo di reazione all'epoca veniva considerata incomprensibile finché non fu inquadrata in termini teorici da John Bowlby, che spiegò che in realtà questi bambini non facevano altro che mettere in atto un comportamento di attaccamento, per meglio dire una reazione di separazione all'attaccamento dalla madre, che è un sistema evoluto, che ha una storia filogenetica e che non può essere quindi spiegato con quella che era la teoria dell'epoca, in cui un bambino ben accudito, ben nutrito, non doveva assolutamente avere nessuna reazione di stress a un ambiente che era un ambiente confortevole e amichevole. Ovviamente queste iniziali osservazioni, come voi poi ben sapete, hanno dato origine alla teoria dell'attaccamento di John Bowlby, alla trilogia dell'attaccamento, attaccamento, separazione, perdita, che poi è diventato uno dei capisaldi attuali della psichiatria clinica, non soltanto infantile, ma anche dell'adulto. Cosa c'è in questa produzione teorica che ci illumina riguardo al concetto di trauma in psichiatria? Questi sono i punti fondamentali che io ho riassunto in questa slide. E cioè, innanzitutto, che ogni evento o circostanza che minaccia l'adattamento biologico è potenzialmente fonte di stress. Quindi noi siamo stressati, noi rispondiamo con una reazione di stress quando qualcuno degli scopi biologici che corrisponde all'adattamento biologico, che corrispondeva nell'ambiente ancestrale all'adattamento biologico, viene minacciato. Tanto maggiore l'importanza adattativa dello scopo biologico, il cui conseguimento è minacciato, tanto maggiore l'impatto traumatico dell'evento o della circostanza che ne impedisce il conseguimento. C'è una piramide di scopi biologici, c'è una gerarchia di scopi biologici che ovviamente risente in misura maggiore o minore dell'impatto dell'evento traumatico stressante. Il terzo punto è quello centrale. La valutazione della gravità del trauma richiede la conoscenza delle gerarchie degli scopi biologici in relazione all'età e al sesso. Questa conoscenza, nell'esempio che io ho fatto prima, non c'era. Quindi, per quale motivo un bambino di 2 anni che viene ben nutrito, viene accudito, dovrebbe stressarsi? Il problema è che il sistema attaccamento richiede la presenza fisica, la vicinanza fisica delle figure di attaccamento. Se noi non riconosciamo questo elemento centrale, non capiamo la reazione di un bambino. I pregiudizi culturali possono oscurare la valutazione del reale impatto stressante di un evento o di una circostanza, e quindi le conoscenze evoluzionistiche riguardo ai nostri bisogni comportamentali, sociali, relazionali, è fondamentale per valutare l'impatto del trauma. Questo lo vediamo bene in un lavoro recente, questo è un lavoro che è stato pubblicato sull'American Journal of Psychiatry nel 2014, non si fa assolutamente menzione di quello che io sto dicendo, ma i dati che sono stati prodotti sono perfettamente in accordo. Candler e collaboratori hanno studiato quello che è accaduto in un gruppo imponente di gemelli, più di 1000 gemelli di zigoti, in cui uno era un maschio e uno era una femmina, per vedere quali erano gli eventi stressanti che avevano precipitato degli episodi depressivi nell'anno precedente.
Quello che è venuto fuori è che gli eventi stressanti erano relativamente diversi nei maschi e nelle femmine. Cioè, mentre nelle femmine gli eventi stressanti riguardavano fondamentalmente problemi interpersonali, per esempio l'interruzione di una relazione romantica, per esempio una diminuzione nella rete di supporto sociale, per esempio problematiche conflittuali all'interno di relazioni coniugali, nei maschi prevalevano invece degli eventi stressanti che riguardavano il conseguimento di obiettivi professionali, oppure un cambiamento di ruolo in termini sociali. Ora, ovviamente parliamo di medie, non c'è una divisione netta per cui possiamo escludere che un uomo che va incontro a un problema relazionale non possa avere un episodio depressivo. Però sui grandi numeri c'è una separazione di questi eventi stressanti. Questo va ovviamente d'accordo con quello che sappiamo dagli studi evoluzionistici di differenze nella psicologia di maschi e femmine, che certamente hanno effettivamente in età adulta una priorità differente di scopi biologici. Questi risultati di solito vengono interpretati con un approccio che viene definito di costruzione sociale, cioè i ruoli sociali vengono costruiti arbitrariamente, vengono assegnati ai sessi che attraverso un processo di apprendimento sociale si identificano poi con questo ruolo assegnato, che però è del tutto arbitrario. In realtà abbiamo moltissimi dati che ci dicono che queste elaborazioni culturali si costruiscono attorno a delle differenze biologiche preesistenti. Io nel 2001 ho pubblicato un lavoro che adesso è un pochino datato perché sono passati parecchi anni, però molti altri dati si sono accumulati a sostegno di questa ipotesi. Per esempio, abbiamo dei dati interessanti in psichiatria clinica sul fatto che l'infertilità o la perdita neonatale è un evento traumatico molto più grave nelle donne che negli uomini. Abbiamo dei dati che ci dicono che il problema della infertilità viene vissuta in coppie che hanno una diagnosi di infertilità, quindi non c'è nessun colpevole nella diagnosi stessa. Questo può dare frequentemente disturbi d'ansia e depressione nella donna, mentre invece la percentuale nei maschi è molto molto più bassa. Bene, questa prima parte, che riguarda appunto l'introduzione al concetto di scopo biologico e di trauma in relazione all'interferenza con gli scopi biologici, è poi in qualche modo coniugata con una seconda parte che invece è molto più in linea con quello che ha detto la collega prima, e cioè l'impatto del maltrattamento infantile in termini di sequele a lungo termine. Oggi abbiamo molti dati. Questo è un lavoro che è stato pubblicato recentemente, di come il maltrattamento infantile sia importante nel determinare sequele in termini di psicopatologia nell'adulto. Questo dato è un dato che si sta arricchendo di molte informazioni riguardo al tipo di sequela che deriva dal maltrattamento inteso come maltrattamento fisico, dall'abuso sessuale, dalla trascuratezza, e quindi come questi differenti tipi di maltrattamento esitino poi in differenti sindromi psichiatriche nell'adulto. Però i dati interessanti che stanno emergendo riguardano in generale la medicina. E questa è un'ennesima dimostrazione di questa assoluta inutilità della separazione mente-corpo. Oggi abbiamo molti dati che ci dicono che chi è stato maltrattato da bambino ha una prevalenza molto più alta in età adulta di molte differenti malattie mediche. Vedete che in questa slide si parla di asma, si parla di infezioni respiratorie, ma si parla anche di accidenti cerebrovascolari, certi tipi di cancro o malattie malattia coronarica acuta. Ora, come spiegare questi dati che sono prevalentemente di tipo epidemiologico? Beh, probabilmente un meccanismo centrale è quello dell'infiammazione cronica. Noi sappiamo oggi che il maltrattamento infantile attiva dei cambiamenti che stabilmente si mantengono nel tempo e che hanno come mediazione fisiopatologica l'infiammazione cronica. L'infiammazione cronica è un terribile nemico in termini di salute fisica, ma anche di salute mentale, perché sappiamo che per esempio la depressione è associata con fenomeni di infiammazione cronica.
E questo meccanismo è un meccanismo che viene attivato da esperienze precoci infantili avverse. In termini di spiegazione di quello che accade, una grande rivoluzione che ormai possiamo datare a circa 20 anni da oggi è venuta fuori con la genomica. Noi abbiamo pensato per tanto tempo che in realtà in termini genetici le persone fossero relativamente simili. Oggi sappiamo che ognuno di noi è diverso dagli altri in relazione a queste piccole differenze che definiamo i polimorfismi genetici. Polimorfismi genetici che possono essere come quello che qui è rappresentato, uno SNP, cioè la sostituzione semplicemente di una base, che però rende un individuo più o meno sensibile a certi eventi ambientali che possono anche essere eventi precoci. Tutto questo si è arricchito negli ultimi anni dalle ricerche di epigenetica, e cioè il fatto che eventi di tipo ambientale modificano non la struttura del DNA, ma ne modificano l'espressione genica. Quindi quello che è stato per tanti anni considerato il dogma centrale della biologia, cioè che il materiale genetico è blindato, è vero solo in parte. È blindato da un punto di vista strutturale, perché l'unica cosa che può cambiare la struttura del DNA è una mutazione, ma non è blindato in termini di funzionamento. L'espressione genica si modifica in relazione agli eventi ambientali. Questo ha un'importanza notevole per la psicotraumatologia. Per esempio, noi sappiamo che il maltrattamento infantile modifica strutturalmente certe parti del sistema nervoso. Per esempio l'amigdala e l'ippocampo. Mi fermo un momentino sull'amigdala, perché questo è strettamente collegato a quello che diceva la collega prima. Questa iperreattività dell'amigdala è sicuramente alla base del fatto che gli individui che hanno sperimentato un maltrattamento infantile sono degli individui che tendono a reagire all'ambiente attuale in maniera sostanzialmente differente. L'amigdala è un centro fondamentale per l'integrazione dei segnali di minaccia che provengono dall'ambiente. Questa iperreattività comporta il fatto che il soggetto tende a interpretare come minacciosi degli stimoli che in realtà possono essere neutri. Questo è stato ben documentato, per esempio, nei pazienti che noi oggi classifichiamo come pazienti con disturbo borderline di personalità, che spesso reagiscono in maniera incomprensibile a degli eventi che sembrano apparentemente neutri o comunque di lieve entità in termini di segnali ostili. Questo è un lavoro che io ho pubblicato qualche anno fa, in cui si combinano questi concetti di differenze genetiche legate ai polimorfismi e ambiente precoce di allevamento. Vedete che in questo lavoro quello che noi abbiamo trovato è che le persone che hanno questi due differenti assetti genetici, e cioè un'alta funzionalità che lì è espressa dalla lettera H o una bassa funzionalità delle monoaminossidasi, questo è il gene che codifica per l'affunzionamento delle monoaminossidasi. Bene, questi soggetti, se hanno sperimentato un maltrattamento infantile, lo vedete nella parte alla vostra destra della slide, e sono maschi, tendono ad avere da adulti una forte propensione all'aggressività fisica. Questo non succede agli individui che hanno lo stesso tipo di assetto genetico, ma che in realtà hanno sperimentato un ambiente favorevole durante l'epoca infantile. Quindi vedete come l'evento traumatico cambia in termini di impatto a seconda dell'assetto genetico dell'individuo. Un altro importante elemento che sta emergendo è quello delle modificazioni dell'ippocampo. Il maltrattamento infantile sembra modificare stabilmente la struttura dell'ippocampo, e ci stanno dei dati che ci dicono che le persone che hanno episodi depressivi unipolari tendono ad avere una alterazione strutturale dell'ippocampo. Però il dato interessante, e lo vedete bene in questa slide, è che questa differenza in realtà non riguarda tutti i pazienti in cui noi facciamo diagnosi di depressione unipolare grave, ma riguarda soltanto quelli che hanno subito da bambini un maltrattamento. Quindi qui viene fuori ancora una volta quanto queste diagnosi sindromiche DSM confondano popolazioni che in realtà sono eterogenee. Noi li chiamiamo tutti quanti pazienti con depressione maggiore, ma alcuni di loro hanno una storia patogenetica differente, e solo questi qua tendono ad avere questa alterazione strutturale.
Lo stesso dato, lo vedete in questo lavoro che io ho pubblicato nel 2015, riguarda una sostanza che è nuova per la ricerca, ma che oggi è molto studiata, che si chiama sirtuina. Il gene che codifica per la sirtuina, il SIRT1, è un gene che sembra in qualche modo differire in termini di funzionalità nelle persone che hanno una depressione. Tant'è vero che le persone che tendono ad avere depressione più grave hanno livelli più bassi di questa sirtuina nel sangue. Questa è una sostanza che viene considerata molto importante per processi di regolazione fisiologica, in particolare il mantenimento di uno stato che è, possiamo considerare, di condizione antiossidante. Se però vedete questo, il grafico che vedete in basso riguarda la correlazione tra i livelli di sirtuina e la gravità della depressione in questo campione clinico. In realtà il grafico stesso, quando ci spostiamo alla parte alta della slide, lo possiamo esplodere in due sottopopolazioni e vedete che la correlazione che noi troviamo nella popolazione generale in realtà è una correlazione che riguarda esclusivamente le persone che hanno subito maltrattamento infantile. Quindi ancora una volta la popolazione sindromica deve essere riclassificata in modo più corretto in popolazioni che hanno percorsi patogenetici differenti a causa del trauma precoce. Questo è un altro aspetto interessante, è la relazione che sta emergendo tra maltrattamento infantile e obesità. Voi sapete che in molti paesi ricchi l'obesità è una vera e propria pandemia, un problema molto grave. Negli Stati Uniti circa il 30% della popolazione è obesa. Sapete quanto l'obesità è collegata a molte patologie mediche gravi. Sappiamo oggi che uno dei fattori che c'entra con la predisposizione all'obesità è il maltrattamento infantile. Questo è un lavoro che io ho pubblicato qualche anno fa. Quello che noi abbiamo trovato in questa popolazione, vedete qui ci abbiamo tre sottogruppi, soggetti di controllo, soggetti obesi e soggetti obesi con patologie psichiatriche in comorbilità. La prevalenza degli eventi traumatici precoci è diversa, quindi le persone che hanno un'obesità, indipendentemente dalla presenza o meno di una comorbidità psichiatrica, tendono a raccontare storie di maltrattamento infantile con una frequenza molto maggiore dei soggetti di controllo non obesi. E in tutto questo c'entra anche l'attaccamento. Quindi vedete lo stile di attaccamento come mediatore di questa relazione tra trauma precoce e obesità. In un'analisi multivariata viene fuori che l'attaccamento ansioso è un elemento che collega queste variabili. Ultimamente ho fatto uno studio, non l'ho ancora pubblicato, in cui c'è ancora una volta un polimorfismo genetico che è quello del BDNF. Quello che noi abbiamo trovato è che in realtà c'è un'interazione tra maltrattamento infantile e un certo assetto genetico collegato al polimorfismo BDNF. E che ancora una volta questo tipo di interazione ci dà dei risultati interessanti rispetto a quello che vediamo nella popolazione adulta. Vedete, questa è una tabella un pochino arida perché riporta i valori statistici, però lo vedete meglio in questa slide, in cui quelli che noi chiamiamo MET carriers, quindi quelli che hanno un allele MET nella gene che esprime il BDNF, il momento in cui sperimentano maltrattamento infantile, la barra verde, hanno un indice di massa corporea molto superiore. Quindi, ancora una volta, un'interazione gene-ambiente che ha come fenotipo nell'adulto l'obesità. Qui arrivo alla parte finale della mia presentazione. Quando noi parliamo di adattamento, ne parlava la collega, no? Cioè voglio dire, cos'è lo stress? Fin dall'inizio il concetto è stato presentato come una sindrome di adattamento. Però questa sindrome di adattamento è un adattamento su tempi molto brevi, quindi è la parte che voi vedete in alto nella slide, quello che viene definita la reazione fisiologica, per esempio l'ipercortisolemia in relazione a eventi stressanti. C'è poi ovviamente un adattamento che invece richiede tempi evolutivi, la parte più bassa della slide, che è legato alla selezione naturale. Un individuo risponde in un certo modo, un individuo risponde in un altro, la selezione naturale ha fatto sì che sia premiata una variante rispetto all'altra. C'è però in mezzo, e per noi clinici è la parte più interessante, un adattamento intermedio che non si gioca in termini di ore o di giorni, non si gioca in termini di centinaia di migliaia di anni, ma si gioca su mesi o anni e quindi all'interno della vita
di una persona. Questo è un meccanismo molto curioso perché assomiglia a prevedere il futuro. Come può un organismo che sta vivendo uno stress a 4, 5, 6 anni di vita sapere quello che accadrà dopo 10 o 15 anni? Ci vuole la sfera di cristallo. In realtà l'organismo evolutivamente ha previsto questa possibilità e quindi molte delle cose che noi vediamo collegare l'età infantile con quello che succede da adulti è esattamente il meccanismo di adattamento per prevedere le condizioni di vita adulta e quelle che sono state chiamate le predictive adaptive responses. Questo è un bel modello che ci fa vedere come cambino molti parametri che sono in parte di tipo fisiologico, in parte di tipo psicologico, in relazione ad ambienti differenti sperimentati nella vita infantile. È chiaro che tutto questo perché richiede l'ottica evoluzionistica per essere spiegato? Perché sono dei meccanismi che permettevano all'individuo di adattarsi a nicchie ecologiche differenti. Il trauma, lo stress, non sono fenomeni contemporanei. La nostra specie ha sempre sperimentato eventi traumatici, eventi stressanti, condizioni di vita più o meno favorevoli. E l'organismo si è selezionato per adattarsi nel tempo a queste differenti nicchie, facendo in modo che i segnali che io percepisco da bambino siano preparatori a quello che mi accadrà da adulto. Il problema è che quando intervengono delle situazioni molto differenti in età adulta, compaiono delle patologie. Questo è un buon esempio. Io nasco in un ambiente ecologicamente molto povero di risorse alimentari. Quindi sperimento da bambino una nutrizione che è una nutrizione insufficiente, una nutrizione che è erratica. Il mio organismo si prepara e attiva meccanismi metabolici che da adulto mi permetteranno di vivere meglio in una situazione identica a quella che io sperimentavo da bambino. Ma che succede se invece io da adulto sperimento una condizione ricca in termini trofici? Quello che noi osserviamo oggi, cioè l'obesità. Perché in realtà l'organismo è stato diretto verso dei meccanismi metabolici che andrebbero bene in un ambiente povero, ma io in realtà ho a disposizione un ambiente ricco. Questo spiega la relazione tra maltrattamento infantile e obesità che noi stiamo scoprendo attraverso i dati epidemiologici. Questo ricchissimo campo della medicina evoluzionistica si chiama DOAD, con un acronimo che sta per Development Origins of Health and Disease. E oggi abbiamo moltissimi dati che ci dicono: vogliamo prevenire l'infarto? Non puntiamo soltanto sullo stile di vita attuale del paziente, ma proviamo a prevenire il maltrattamento infantile che predispone gli individui a questi meccanismi infiammatori cronici che sono la base per queste patologie degenerative nell'adulto. C'è un medico australiano che si chiama Gluckman che ha scritto un bel libro che è stato tradotto anche in italiano su questi aspetti appunto di DOAD. Questo ci riguarda invece come psichiatri, perché è una raccolta dati vera, quindi non è una simulazione, riguarda dei dati longitudinali che sono stati raccolti a Southampton e vedete che quello che vediamo qui è esattamente il tipo di ciclo che noi osserviamo in molte pazienti borderline. Ci abbiamo una giovane donna che ha avuto un ambiente sfavorevole infantile, arriva la gravidanza mal preparata, spesso sono gravidanze precoci, come noi sappiamo, gravidanze durante l'età adolescenziale. Il bambino sperimenta un ambiente che è un ambiente assolutamente sfavorevole in termini di allevamento. Quando entra nella fase dell'infanzia, sperimenta a sua volta un ambiente che è sfavorevole e da adolescente replica il ciclo materno, quindi il ciclo intergenerazionale del maltrattamento e dello stress. È chiaro che per intervenire su tutto questo la clinica serve, ma servono soprattutto le politiche sociali. Quindi questi dati devono essere tradotti in programmi di prevenzione che farebbero risparmiare tantissimi soldi su pazienti adulti. E questo è quello che vediamo appunto tradotto in traiettorie di sviluppo, come gli autori in questo lavoro dicono: guardate che se noi interveniamo tardi in realtà stiamo sprecando risorse, perché l'intervento è molto più efficace se ci situiamo in quella che è l'area verde, no?
che è l'area in cui c'è sensibilità da parte dell'organismo per rispondere a un certo tipo di interventi terapeutici. Nel nostro campo questo sottolinea la necessità assoluta di politiche di prevenzione della traumaticità infantile in termini psicologici. È chiaro che tutto questo, riprocessato in termini evoluzionistici, ci fa vedere in maniera un po' diversa delle cose che i clinici considerano necessariamente patologiche. Per esempio, io credo che tra voi ci siano degli esperti dell'attaccamento. Per gli esperti dell'attaccamento, l'attaccamento sicuro è la variante sana. Le altre varianti, attaccamento ansioso, attaccamento distanziante, attaccamento spaventato, sono varianti patologiche. In realtà è possibile che siano semplicemente i residui di adattamenti a nicchie ecologiche differenti, in cui gli individui venivano preparati, anche in termini di assetto comportamentale, a delle situazioni che avrebbero incontrate da adulti. Come per esempio vediamo bene in questa slide, vedete, io sperimento da bambino una esclusione sociale che è relativamente cronica. Beh, che succede? Che il mio sistema di social pain, cioè di reazione dolorosa mentale, va a dormire e io ho quello che chiamiamo l'attaccamento evitante, cioè una persona che non si fida, una persona che non si affida e che quindi tende a rimanere in una condizione di sottostimolazione emozionale. Concludo facendovi vedere come sta cambiando la percezione di quella che viene chiamata vulnerabilità allo stress. Questo è il modello classico che tutti quanti i clinici condividono e che noi trasmettiamo didatticamente. Esistono degli individui che noi definiamo resilienti. Voi sapete quant'è importante il concetto di resilienza attualmente. Questi sarebbero individui, e li vedete in alto nella riga blu, che sia che sperimenti in un ambiente positivo che in un ambiente negativo, resistono, quindi il loro esito non è così differente. Al contrario, quelli che chiamiamo gli individui vulnerabili, se arrivano ad avere un'esperienza negativa durante l'età infantile, beh, pagano un prezzo in termini di fenotipo adulto. In realtà questo concetto, che poi oggi viene anche rielaborato in termini appunto di correlati fisiologici, è un concetto che forse dovremmo rivedere. Perché in realtà è possibile che la dizione giusta non sia differente vulnerabilità, ma differente suscettibilità. Questo è un concetto che rimanda alla plasticità comportamentale. Questo sarebbe il modello, abbiamo oggi molti dati, non è un modello teorico, che in realtà dovremmo cominciare ad applicare. Cioè esistono degli individui che non possiamo chiamare resilienti, ma che dovremmo chiamare individui rigidi, individui fissi, che rispondono poco alle variazioni ambientali durante l'età infantile. Al contrario, esistono degli individui altamente plastici. Questi individui plastici rispondono molto male alle esperienze precoci infantili negative, ma rispondono molto bene alle esperienze precoci positive. Quindi non guardiamo soltanto la faccia della medaglia della negatività dell'ambiente infantile. Esistono degli ambienti infantili molto positivi, per esempio misurati dal parental bonding di Parker, in cui si parla di maternal warmth, di calore materno. Questi individui potrebbero essere molto più sensibili a queste esperienze positive durante l'età infantile, e vedete che il loro fenotipo finale è superiore in termini di adattamento a quello dell'individuo che definiamo rigido. E questo lo vedete ben espresso appunto da questa slide, in cui si parla esplicitamente, no, dei due differenti tipi di ambiente, l'ambiente positivo e l'ambiente negativo. Questo è un lavoro che io ho pubblicato, non mi ricordo quando, nel 2011, in cui ho lavorato su un polimorfismo genetico sugli oppioidi endogeni. Noi abbiamo nel nostro cervello queste sostanze che sono degli analoghi delle sostanze di abuso, che sono gli oppiacei, quindi l'eroina per esempio. Queste sostanze sono molto più deboli ovviamente in termini di azione, però svolgono un ruolo fondamentale, perché per esempio sono le sostanze che si liberano quando noi sperimentiamo delle relazioni sociali amichevoli, positive, affettuose. Lo studioso che dobbiamo considerare il padre di questa teoria degli oppioidi sociali è Jack Panksepp, che è morto recentemente,
e che ha dimostrato in molte differenti specie animali come l'attaccamento, le relazioni affettuose ci facciano fare un bagno cerebrale di oppioidi endogeni. Però anche questo tipo di sostanze è sottoposta a un controllo genetico che risponde a una variabilità individuale. C'è questo gene che oggi conosciamo bene, si chiama OPRM1, che controlla la sensibilità del recettore agli oppioidi endogeni. È molto conosciuto dagli anestesisti, perché loro se ne occupano per decidere quanti farmaci analgesici oppioidi devono dare a una persona che ha subito un intervento chirurgico. È meno conosciuto, ma altrettanto importante nel nostro campo, perché sappiamo che modifica la nostra reattività sociale in termini di piacere sociale. Quello che io ho fatto insieme a questi colleghi è di studiare delle persone che avevano differenti assetti genetici per l'OPRM1, li vedete blu e verde, ma che soprattutto avevano sperimentato differenti ambienti precoci in termini di cure materne, e vedete che in realtà quello che succede è che i soggetti che chiamiamo G, che sono quelli più reattivi, se hanno una cattiva esperienza materna da bambini, hanno livelli molto elevati da adulti di attaccamento spaventato, misurato con relation questionnaire. Però in realtà, se l'ambiente è molto positivo, vedete che in realtà succede il contrario. Questo quindi è un fenomeno in cui non possiamo parlare di resilienza, dobbiamo parlare di plasticità. Quindi, a seconda della combinazione tra assetto genetico e ambiente precoce, abbiamo degli effetti molto differenti. Concludo con questa slide che mi piace molto, perché fa capire quello che sto dicendo in termini semplici e facili da ricordare. È stato detto quindi che esistono dei bambini che sono denti di leone. Io non sono un esperto di botanica, però ho parlato con quelli che se ne intendono, mi hanno detto: bel dente di leone, è una pianta che trovi dappertutto, perché dove la metti cresce bene. Però in realtà esistono anche i bambini orchidea. Questi bambini orchidea vanno malissimo se l'ambiente è un ambiente difficile, però diventano splendidi in termini di fenotipo adulto se l'ambiente è molto favorevole. Noi come psichiatri clinici dovremmo riuscire a capire quando siamo impegnati in pratiche preventive che tipo di individui ci abbiamo di fronte. Questo comincia a essere fatto, c'è un bel lavoro di Jay Belsky sui bambini che sono stati tirati fuori da questi orribili lager in Romania, orfanotrofi, ed affidati a differenti pratiche di riabilitazione. È stato visto come i loro assetti genetici facciano la differenza rispetto alle pratiche migliori da utilizzare per riabilitarli. Esistono dei bambini che continuano, diciamo, a andare benino anche se li lasci in strutture istituzionalizzate, ovviamente ben differenti da quelle che sperimentavano originariamente, e altri invece che necessitano assolutamente di una famiglia per l'affidamento. Sono dati che piano piano entreranno nella psichiatria clinica e io spero anche nelle politiche sanitarie e sociali. Grazie.